non tutti conoscono la campanella, l'effetto però è stato immediato, vedi? Io posso stare. Andrea può stare seduto, Marco c'è in piedi, Marco Cutichi come campione, ora parla del libro di Giulio Leoni, non può presentarlo fisicamente, non è con noi, guarda, si parlerà del lavoro di scrittore di Giulio Leoni. Mi piace l'idea che il maestro italiano dell'avventura presenti il maestro del giallo storico. Con la maestria. Siete la maestria. La maestria. E solo una, visto che Carla si è giustamente avvicinata all'arpa, la più classica, e in genere Marco lasciamo molto liberi i nostri scrittori, i nostri protagonisti, di variare sul tema, no? Sul tema, rimanda con scritto. Sì, la disponiero. Con la formazione. Mi sfoglio e ballo. Vabbè, io non ti posso dire nulla, tu sei il maestro per quello che vuoi, io mi sposto. Accendi il microfono, almeno che non sfogliarti, ok? Ok, mi acceso. E però c'è scritto pro, è professionale. Allora, Marco Cutichi, prima di sfogliarsi, presenta forse Giulio Leoni. L'unica cosa, un attimo, è quell'effetto facciacorte, è già arrivato lo sei anche. Se tu dovessi fare la lettura, io ho chiesto a ciascuno, io ad esempio per presentare il telefono, una breve lettura, se tu dovessi fare la lettura, Carla accompagnerà la lettura con le note d'arpa in sottofondo ed è un valore aggiunto, non va? Gian Paolo, dove sei? Prova adesso. Ora funziona, ora. Io ho chiesto a Carla di accompagnarmi, scusa che già ti rubo la parola, di accompagnarmi ugualmente perché io ho un decorso con l'arpa. Ve la racconto brevemente. Un giorno mi chiamano da Mira, vicino a Venezia, e mi dicono: senta, viene per favore a raccontare i suoi romanzi, era uscito l'Anello dei Re, mi sembra. E, però una cosa abbinata tra uno scrittore che parla e un musicista che suona. E con lei suonerà un arpista celtico. E dico: ma sai che palle, tanto scusa di Carla, per i suoni, per tutto, dico, adesso finirà come, ve lo ricordate, Assur Anturix? Quello di Asterix, quello che suonava il cembalo, sì. Tre volte lo mettevano, ecco, finirà così, io che racconto Nerone, questo blim blom blam, una cosa meravigliosa, si chiama Vincenzo Zitello, questo musicista, è uno che ha suonato con il Papa, per il Papa, pensate che la serata aveva tra sponsor la Porsche Italia, le auto. Ci ingaggiarono per fare una tournée in tutta Italia, nei centri Porsche, io raccontavo Nerone, e Vincenzo suonava, poi abbiamo fatto delle altre cose assieme. E quindi mi sono, ai noi, ridotto sull'acqua, quindi ho chiesto per cortesia a Carlo la gentilezza di accompagnarmi comunque a qualsiasi stronzata. Dunque, detto questo, io voglio dire rivelare un altro segreto. Io sì, vengo perché si mangia bene, perché vedo voi, perché vedo i miei colleghi, però a me quando lui suona la campana mi manda fuori di te. Io ve lo giuro, io... La mia moglie dice: che ora suonerà? E quando sono entrato, ho visto la campanella qua, ho detto: non la tocco perché non potrei mai. Però quando ho visto la campanella, ho detto: la suono. Cioè, sì, sì, no, ma io dico, io di fronte a lei, infatti dicevo: Andrea, non dico che succederà, però vedrai che sarà una cosa unica. Detta questa, vi dico un'altra cosa: quando io presento i miei romanzi, raramente parlo della trama. Perché mi sembra, pensate che bella che è questa cavolo di magia, noi raccontiamo le cose lasciando libertà, libero arbitrio a chi ci legge di vedere quello che stiamo raccontando. Non è la pappafatta della televisione che ti impongono di guardare un'immagine che è già precostituita. Non voglio con questo parlare male della televisione, però pensate com'è diversa la cosa. E allora mi sembra sempre, quando racconto la trama, di invadere il libero arbitrio del lettore. E pensate, ancora peggio è quando racconto un collega, perché sarebbe come raccontare al figlio a un padre, insomma, chi meglio di un padre conosce suo figlio, quindi è inutile raccontarglielo. Invece qualcosa magari poi dirò di questa trama. Preferisco raccontare gli episodi che ci hanno visti vicini. Giulio Leone e io ci conosciamo da un po', l'ultima volta eravamo a Forte dei Marmi a festeggiare il decennale di questa casa editrice che accomuna tutti e tre, quindi questo gruppo editoriale che accomuna tutti e tre. Ci presentava Alessandra Casella. Alessandra Casella è una giornalista, attrice, una ragazza che sa ben parlare di libri, mia compagna tra l'altro di liceo, e
la prima domanda che mi fece a bruciapelo fu: Marco, tu mi hai preso una topica. Io ho detto scusa per essere una topica. Adesso sì, è vero, ma prima di sposare qualche topica l'ho presa, ma quando sei mia moglie, da quando mi sono sposato. E allora da lì è iniziato un buttare a ridere. E Leoni, che è una persona spiritosa, l'ha buttata a ridere anche lui. Però io, il mio dovere stasera è raccontare il suo libro. Allora, siamo agli scocci del XV secolo. In quel 1499, pensate, gli ottomani arrivano nelle campagne di Treviso, si allungano il collo, possono vedere il palon de casa. Il palon de casa è il campanile di San Marco, così lo chiamano i veneziani. E se per caso questi arrivano a Venezia e fanno crollare Venezia, cambia il mondo, cambiamo anche noi. Finisce la cristianità. E quindi Venezia, cioè dobbiamo proteggere la nostra città con uno schieramento di confine. Dobbiamo fare una città talmente fortificata e unificata che debba soprattutto intimorire eventuali aggressori. Nasce così in Palmanova. Eccola. Vedete, una città stellare, praticamente imprendibile con le armi dell'epoca. Queste città si avvicendano nei secoli a venire, finché così rimane: avventurieri, prostitute, militari, gente comune, gente speciale, soprattutto gente speciale, ma soprattutto la donna più bella che lui, il protagonista, abbia mai visto. Ho citato il barone casa non a caso, perché nel 1606, no, 9, scusate, Galileo dal campanile di San Marco fa una prova del suo cannocchiale, illustra il cannocchiale ai presenti. Quindi Galileo è lì, è presente. Il romanzo L'occhio di Dio è una sorta di marchingegno che permette di usare il romanzo. Bene, più buono, meglio. Salute. Allora, un... Salute.
Francia Corta, Montenelma, Saten, Butichi, prima che via Rosè. Via Rosè, da alcuni si è arrivato a Sante Rosè. Via Rosè l'abbiamo avuto tutti. Possiamo prendere loro, però. Posso chiedervi ancora un minuto, signore? Scusate. Mi date un minuto gentilmente, grazie. Scusate. Marco una volta mi disse. Allora, come prassi a mangiare con scrivi gli autori al termine della serata firmeranno allora una volta la prima puntata di questa terribile saga è a Pordenone da dove proviene Andrea, dove mi ha presentato Andrea quest'anno. Pordenone durante il corridore del GIT è un bailame, ci sono queste presentazioni con 2000 persone e dovevo andare a dissertare del romanzo d'avventura Valerio Massimo Manfredi e Dio. Allora io dico, guarda, io sono sul palcoscenico, lo tengo, sì, ma sono modesto, quindi c'è qualcuno che vedo che scomita, lo lascio andare. Guarda, Valerio Massimo è una persona che conosco bene, però state tranquilli che il palcoscenico lo calca benissimo. Anche chiamo il consiglio, dico, sai, mi rompo un po' le scatole, come poi uno va lì su, c'è questo che si impone, io non me ne sto in disparte volentieri. E poi mentre vado a presentare ci sono i manifesti di stati e c'è scritto Valerio Massimo Manfredi non può venire per problemi personali. Al che arrivo ci sono 2000 persone sotto un tendone da un caldo bestiale. 1000 sono miei, con i miei dirigenti liberi sulle ginocchia, e 1000 sono di Valerio Massimo. A che dico? Io sono ligure, quindi per due palanche vi firmo anche quelli di Manfredi. Ne ho firmati 120, non ho preso soldi. Allora la cosa si è ripetuta una sera qua con Simoni, Marcello Simoni, mio amico che mi ha trombato al bancarello, tipo sempre, che non era potuto venire. E ha detto: guarda, se volete, io firmo anche, ho firmato una quarantina. Adesso dico: sono ligure, firmo che quelli di Giulio, però diamo i danari alla situazione. Grazie.